Ciao ragazze, iniziamo. Mettiamo un primer come primo step per far sì che il nostro make-up abbia una tenuta maggiore. Mettiamo poi un correttore che si adatti al colore delle nostre occhiaie. Andiamo poi con il fondotinta. Io ho scelto questo della Deborah Extra Matte numero 3, è abbastanza scuro, diciamo che è anche più scuro della mia carnagione. Ok, il trucco che voglio andare a creare è un po' più scuro della mia carnagione. Vado poi a creare un leggero contouring con un tinta ancora più scuro dell'altro. Ovviamente teniamo conto che Giulia Salemi ha una carnagione più scura della mia, ovviamente non essendo del tutto italiana. Andiamo poi con un pizzico di correttore della Maybelline, io ho usato il Light per andare un po' ad illuminare i punti luce. Fissiamo con un po' di ciglia, ho usato questa della Wyco, molto bella perché ha un effetto seta. Pettiniamo le sopracciglia, andiamole poi a disegnare con un ombretto. Ricordatevi sempre di usare un colore che si adatti bene al colore originale delle vostre sopracciglia. Poi io ho intensificato un pochino e ho fissato tutto con una mascara apposta per le sopracciglia della Wyco. Sempre del colore dell'ombretto. Andiamo a mettere su un po' di cipria, un leggero velo, non deve essere questo mascherone, intorno agli occhi, e andiamo con la palette della Makeup Revolution. Ho usato questo marroncino abbastanza scuro e vado a fare la prima sfumatura, diciamo quella più grande, e sfumo verso fuori. Se ne avete messo troppo, come ho fatto io, andate a prendere un pennellino pulito e levate l'eccesso. Ok, poi vado ad aggiungere un color carne che dà un po' sul viola. E poi vado con la matita nera. La mettiamo nella rima intracigliare superiore dell'occhio. In modo che poi dopo aver messo la matita possiamo avere un aiuto in più per le line. Ok, io ho usato le liner in gel intensa di L'Oreal. Diciamo che il pennellino che hanno messo in dotazione non è fantastico, però potete disegnare tranquillamente. Magari se fate qualche errore andate a pulire con un cotton fioc. Mettetelo anche sotto l'occhio. Dopodiché riprendete la matita nera che avete usato prima e andate a intensificare l'occhio anche dentro. Ok, perfetto. Vado a pulire con una salviettina, diciamo, i miei
piccoli errori. Ok, vado poi a correggere un minimo con il correttore compatto, io ho usato questo della Catrice, è un pennellino piatto. Sempre verso su. Andiamo con un po' di color burro a ripulire l'interno dell'occhio. Mettiamo un po' di illuminante liquido nella zona qui e sotto gli occhi, sopra gli zigomi. Sfumiamolo bene. Poi prendiamo il piede a ciglia per incurvare un minimo di ciglia. Mettiamo il mascara sopra e sotto. Andiamo a creare poi un leggero contouring per la terra. Mettiamone anche un po' nel collo, far sì che avremo un effetto un po' abbronzato. Mettiamo un po' di blush. Mettiamo un blush luminoso. Aggiungiamo un altro po' di illuminante. Ho usato questo che è sui toni del rosa. Andiamo a delineare poi infine le labbra con una matita waterproof. Vediamo anche un leggero contouring labbra. Poi andiamo ad aggiungere la tinta labbra sempre a lunga tenuta, ho usato questa della Maybelline. Con questa si può anche mangiare e bere che non si toglie. E infine una spruzzata di fissatore per il trucco. Il make-up è terminato, ma vi lascio questo piccolo video per farvi vedere come creare delle piccole onde morbide con questa piastra fantastica della Remington, io l'adoro, la Perfect Ways. E niente, spero vi piaccia il tutto, vi lascio poi alle foto. Ciao ragazze, un bacione!